Questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Un album prodotto nel lontano 1975. Perché esatto. È nata proprio ora l'idea di ridare alla luce questo disco? È nata perché questo disco è stato segregato per tanti anni in un cassetto per tutta una serie di motivi, tra cui anche il fatto che noi discograficamente ci eravamo fermati negli anni all'inizio degli anni 80, non abbiamo fatto più nessuna produzione come chiesto. Poi Alessandra, la figlia di Mario, Alessandra Musella, ha incontrato mia madre e ha detto che deve fare un regalo, deve pubblicare questo disco prima o poi. Ci siamo incontrati l'anno scorso anno alla scorsa edizione del premio Mario Musella organizzato da Peppe e da suoi vissuti. Poi quest'anno abbiamo detto vabbè, l'anno prossimo lo presenteremo. Detto fatto, abbiamo realizzato e dato all'estate. A questo punto, visto che parliamo del disco e abbiamo parlato, abbiamo introdotto anche Peppe Punk, è iniziato già da un po' di tempo il tributo a Mario Musella, che non vorrei errare alla terza edizione. Terza edizione. A questo punto vorrei passare la palla a Peppe Punk, che l'ha organizzato, oltre a essere discografico con me e del disco, perché io come etichetta King, lui come sono del sud, è distribuzione Edel per... Anzi, a proposito, il disco è in vendita all'ingresso, cioè, sì, se per caso qualcuno di voi lo volesse comprare. Sì, al CD, anche perché abbiamo fatto una bellissima edizione in vinile, visto che qua ci sono vinile storici. Naturalmente, rigorosamente in vinile. Rigorosamente, questo è un vinile d'epoca, però attuale, si è stampato nel 2012, ma è un vinile d'epoca rigorosamente. Sì. Che devo dire? Come mai è nata l'idea, andare nel 2009, di fare questo tributo al Nero a metà? Diciamo così che Mario era un po' dimenticato dagli addetti ai lavori, quindi bisognava riconoscere questo giusto tributo in sua memoria. E insieme a molti amici come Antonio De Guglielmo, Franco che è direttore artistico, abbiamo pensato a questo premio, che sono 3 anni che ci dà una grossa soddisfazione. E diciamo così che il clou è stato il 18 al Maschio Angioino, quando è stato ripreso dalla Rai, Rai 5 è stato trasmesso e abbiamo fatto il record di presenza al Maschio Angioino. C'erano anche artisti tutti di grande calibro, certo. Cioè, diciamo, non desta meraviglia il fatto che abbia avuto un certo successo. C'erano le canzoni di Mario Musella, un grande nome, diciamo così, quindi... oramai è diventato un appuntamento che tutti ogni anno i fans, a prescindere dai nomi famosi che sono intervenuti, vengono proprio per Mario. Quindi... Allora, parlando di Mario, naturalmente vorrei chiedere qualche cosa a Franco Del Prete, che ha conosciuto Mario Musella, che altro, qualche aneddoto legato alla sua personalità, alla sua bravura, che comunque aveva una voce portentosa, direi. Diciamo che più che conosciuto, io Mario l'ho vissuto, l'infanzia di Mario. Sì, prova. Ho messo il microfono messo per lì. Dicevo, a parte di averlo conosciuto per scisionato, sì, io l'ho vissuto Mario, sì. Ho avuto la fortuna lui, di suonare con lui per 5-6 anni. Ed è stato il periodo più bello della mia vita, perché ogni volta che mi cantava per me era come se fosse trasportato in paradiso. Aveva una voce stupenda e un'anima stupenda. Tra l'altro, in questo disco che è stato, mi sembra che Mario l'abbia fatto 35-40 anni fa, che adesso è uscito, quando l'ho ascoltato mi sono sconvolto, appena ho sentito la versione di Giorgio Maimano, non ce l'ho fatta, sono uscito fuori, sono messo a piangere, perché
che in tutto l'ho accompagnato 50.000 volte questa canzone, ho sentito in questa versione, in questo disco, diciamo così, l'ultima volta che lui ha cantato, una maturità incredibile, io confermo di questo parlare. Mario era una persona stupenda, era un antitipo, prima cosa, non era l'artista che si atteggia, no, era un antitipo, infatti in macchina parlava di questo con i miei amici, l'ha vissuto a Mario. Un grande artista e un grande uomo che ti rimane con un'umiltà immensa. Si vede a distanza di anni, se viene ancora ricordato? Io penso che Mario merita ancora di più, io spero che le nuove generazioni scoprano questo cantante, perché questo cantante aveva, è come dicono gli americani, aveva il sole nella voce, aveva l'anima nella voce, non era un cantante che cantava, no, lui ci metteva l'anima in questa voce. E l'abbiamo sentita anche bene. Penso di sì. Allora, io questo punto passerei la parola al professor Luigi Caramello, che è uno della vita che un tempo era lui che faceva. Un tempo era lui che faceva domande a me agli esami all'università, oggi i ruoli si inventano, come si vuol dire. Beh, parlando di Mario Cossiello, naturalmente. Tutto il suono degli showman, la contaminazione della musica americana con quello che poi è la realtà locale partenopea. Voi siete un grande professore, ma siete anche principalmente un ottimo ascoltatore di buona musica. Quindi qual è il suo pensiero nei confronti degli showman e comunque del periodo che è stato? No, io sono innanzitutto una persona adulta e sono stato un bambino e un adolescente, e la mia adolescenza è interamente segnata dalla voce di Mario Musella e dagli showman. Sono stati la colonna sonora dei miei anni più belli, questo è un dato. E io voglio ringraziare pubblicamente Peppe Ponti per l'opportunità che mi ha offerto di riflettere su questa cosa che stava nella mia memoria, ma che non avevo mai problematizzato. A un certo punto mi ha detto: devi scrivere qualcosa, e io l'ho fatto, è stata un'esperienza bellissima. Poi ho rivisto Franco Del Prete, poi ho votato Fabrizio al dibattito che abbiamo fatto quando abbiamo discusso per la prima volta di questo lavoro molto bello, e io ho detto a Fabrizio nell'orecchio, ho detto: ma l'avete rimixato? E lui mi ha detto: guarda, ti giuro che lo abbiamo pubblicato così com'era. È una cosa commovente. Io sto facendo un giochino con i miei amici giovani, per ragioni anche non soltanto personali ma anche di lavoro, ho molti rapporti con i giovani, lo faccio ascoltare a qualcuno dei miei studenti, no? E tutti dicono: ma chi è questo artista? Ma chi è questo gruppo? Ma come è uscito? Noi non ne sappiamo niente. Vi giuro che succede di dover spiegare che è un disco registrato più di 30 anni fa, perché la gente non ci crede, perché c'ha una, Franco Del Prete usava un'espressione maturità, io credo sia un'espressione consola. Mario Musella aveva una maturità espressiva, aveva raggiunto un livello, uno standard qualitativo, ma veramente alto. Tu ascolti questo artista e ne cogli la profonda attualità, un'attualità che era tale più di 30 anni fa quando è stato registrato. Perché era accaduto? Io credo che c'erano tante ragioni. C'erano ragioni derivanti dal fatto che era un figlio della guerra, che c'era questa contaminazione che attraversava anche la dimensione genetica proprio. Ma io credo che era anche una contaminazione culturale. Questi ragazzi, Franco lo sa meglio di me, li ha conosciuti, io li ho conosciuti perché mi ricordo, il mio papà aveva una piccola fabbrica, un'industria, e i collaboratori di mio padre che mi portavano a scuola, mi accompagnavano, diceva: pigliare i ragazzi e portali a scuola, no? Mettevano i musica 8 dentro la macchina e ci stavano gli showman. Dice: senti questo, io avevo 7-8 anni, senti questo qua. E sentivo queste cose sconvolgenti e sono cresciuto con quel sound nel cuore, che non ho mai abbandonato. Perché l'imprinting, no? Cioè la fase plastica del cervello quando tu memorizzi. E vedete, voglio dire una cosa che non ho detto in un'altra occasione, ma la voglio dire qua, poi non la faccio lunga. A volte si è teorizzata questa grande parabola della musica napoletana, la quale ha incorporato dentro di sé i grandi motivi del sound, del rhythm and blues internazionale.
attenzione, e si fa risalire questa cosa a Carosone, a Gegge Di Giacomo, per carità, non vorrei essere frainteso, artisti di grandissimo valore e di grandissimo talento, ma in quel modulo espressivo la dimensione della incorporazione del sound internazionale avveniva su un terreno parodistico, su un terreno macchiettistico, su un terreno che scimmiottava Glenn Miller, che scimmiottava Duke Ellington. Ma Mario Musella non scimmiotta Ray Charles, Mario Musella si colloca alla stessa altezza, cioè Mario Musella si colloca all'altezza del rhythm and blues suo contemporaneo, ma non in senso parodistico, non in senso imitativo nel senso migliore dell'espressione, ma proprio nel senso di una creatività che secondo me allora già aveva raggiunto dei livelli di maturità espressiva molto forti. Io credo che la collaborazione che Beppe Ponti e Fabrizio Fiere coraggiosamente hanno fatto, quindi di proporre questo messaggio artistico, culturale, questo suono, è un'operazione molto avanzata. Resta da chiedersi, soltanto ho provato a farlo con i miei amici più saggi e maturi, resta da chiedersi perché un artista di queste dimensioni non ha avuto in vita il riconoscimento che meritava, responsabilità un po' generali e forse anche qualche punto di non completa consapevolezza soggettiva sua, qualche elemento di, non lo so, io lo pongo come una questione, è un dolore, è un'amarezza dover ripensare oggi a un artista di questo standard che allora non riuscì a conseguire fino in fondo, perché poi gli Showman ebbero un successo totale, devastante, però lui non riuscì ad ottenere quel traguardo al quale secondo me poteva tranquillamente ambire. È una domanda che resta aperta, magari Fabrizio. Una domanda, li passiamo a Fabrizio Fiero.